voi ve lo guardate in modo, guardate un'occhiatina, fate un esempio in modo che se dovete usarlo avete fatto un esempio, se avete capito come funziona. Mancano alcune cose ancora. Manca il giorno dell'anno, manca l'orario della giornata, mancano altre cose che pian pianino troverete. Perché noi alla fine non dobbiamo far scendere all'uguale, dobbiamo far scendere l'asino. Dobbiamo prendere esattamente, portare esattamente lì. Quindi mi serve anche sapere il giorno archetipico dell'anno dove questa forza è massima. È durante le 13 notti, c'è scritto. Anzi, non è scritto qui, e non ho fatto in tempo, è scritto qua, che ve lo dirò. E con martedì, mercoledì, vi mando per email. E non ho fatto in tempo. C'è, è qui, c'è, stampato. E poi, durante le 24 ore, anche tutto questo si ripete, quindi trovare che non sono i ritmi degli organi, perché se io parlo della falangetta non è l'organo, no? Quindi trovare il momento anche in cui fare questo. Chi mi ha chiesto qualcosa sul tempo, non mi ricordo, operazioni, qualche giorno mi ha chiesto, eri tu? Il femore. Il femore di tua mamma? Il femore, sì. Ecco, allora io ti ho dato l'indicazione che quando la mamma è sotto cura, diciamo, deve pensare che sia, che in quel momento sia quel giorno con quella costellazione, con quell'orario lì, che è un po' la matrice del femore. E la mamma ormai ha fatto tutto, quindi siamo nella convalescenza, non so, e di tua alta voce? Sì, solo nella riabilitazione non ha mai avuto male, mai. E a parte la sua paura, e quella è un altro piano, lei poteva già mettere giù sul piede, poteva già iniziare a fare riabilitazione, insomma. Altri amici tipo operazioni di femore, roba del genere, perché quando fai le femore, un'operazione ormai di tutti, ma ogni tanto va male, ogni tanto dopo 6 mesi devi rifarla. E quelli che gli ho dato queste indicazioni non così dettagliate, non sapevo questo ancora, però tutti quanti hanno fatto un'operazione liscia. C'era anche uno dei denti, se non sbaglio? Sì, io avevo programmato un intervento pesante di circa 4 ore e ho fatto tutto il lavoro che mi hai suggerito, è durato 20 minuti. Gestaccio? Un po' di soddisfazione ci vuole. Vedete che sono belle cose queste, eh? Stupiti tutti. Cosa hai detto, scusa? Sono rimasti tutti, tutta l'equipe è rimasta stupita. Tu sai che ti stai prenotando email su email? No, perché non rispondo, io spiego tutto quello che so qui. Non so niente di più. Sì, prego. No, ti aggiungo una cosa, perché nel frattempo anche la suocera di mia sorella si è spiegata al femore. Ed era già 40 giorni che lei era ferma, quindi l'ha fatto prima di mia madre. Ho chiesto il permesso di poter lavorare, ho iniziato a farlo con lei e tempo 2-3 giorni, lei che è sempre stata 40 giorni a letto, si è seduta per mangiare a tavola. Grazie. Allora è proprio così. Va bene, andiamo avanti allora. Ragazzi, ci siamo arrivati, adesso tutto dipende da cosa abbiamo fatto prima. Se abbiamo fatto le meditazioni, non fate per bene, abbiamo mollato il gradino di sotto, non solo afferrato quello di sopra, ma se abbiamo mollato il gradino di sotto, si fanno queste cose, perché poi l'ho fatto per email e per email tutto, insomma, ho scritto 4-5 righe, non di più, perché varia troppe le email mi arrivano, non posso. Quindi l'ho fatta anche molto sintetica, diciamo. Bene, l'importante è che abbiamo due bambine che camminano. Adesso Silvia ci dà 5 indicazioni spirituali sulla nuova musica e sulla nuova liturgia. Vuoi leggere anche un po' più veloce perché siamo anche davanti, insomma. Va bene. Prima indicazione, pagina 25. Questo l'avevamo già detto.
Sì, scusa, pagina 7, volevo solo riprenderlo, lo sappiamo, ve l'avete appena letto. Quindi se siete a casa passano 3 giorni, adesso è passato un'ora, quindi lo lasciamo stare, lo possiamo saltare questo. Ok, saltiamo alla seconda. Siamo a metà di pagina 25. I suoni sono ovunque, anche nei movimenti, anche nei pensieri. La nuova euritmia va intesa come suono e veicolata con amore nel cosmo. Anche questa, sì. La terza. Terza. Riprendiamo quanto già esposto. Abbiamo già detto anche pure questa. Ora inizia. Ora inizia ora. Togli. Ora inizia ora. Ora è. Ora è rafforzativa. Allora, ora inizia una nuova avventura di conoscenza. Non Steiner vuole che l'euritmia venga superata, ma l'euritmia stessa chiede di essere vista con occhi diversi. Bene, ci fermiamo qui. Okay. Questo è l'importante, perché non è l'esame Steiner. Perché per me Steiner, insomma, sono solo quei, non so neanche più quanti, 45 anni che me lo leggo, e quindi non ho cambiato, diciamo. Quindi non è Steiner, non è dar conto, è che le cose evolvono, e questo dobbiamo averlo sempre chiaro. Quando noi ci leghiamo a una cosa, siamo finiti. Sempre tenere aperto, sempre tenere aperta la porta, sempre. Perché quello che vogliono darci è tutto. Tutto. Sì, tutto. Se tu a un certo punto ti limiti, ti manca tutto il resto. Loro vogliono darci tutto. E il limite siamo noi, ma se io poi mi creo il mio limite, dico mi fermo, basta. Chi pensava, scusate, un anno fa, l'ho detto 1000 volte, volevo fare il corso di agricoltura, allora cosa mi tocca fare? Però in agricoltura funzionano bene queste cose, eh? Funzionano bene. Va bene, allora questo l'abbiamo visto, adesso c'è la pagina seguente, c'è il famoso prologo di Giovanni, come causa prima viene al Logos. Vedete, era, vi era il passato, e il Logos permane presso il Dio, e Dio è il Logos, quindi era, è. Questi essendo come causa prima presso il Dio, quindi continua a essere. In greco c'è questo verbo, che in inglese c'è anche il presente continuativo, che c'è un verbo per dire è e continua a essere. C'è una declinazione del l'auristo che continua a essere. Bene, in italiano non ce l'abbiamo, vabbè, facciamo questo. Per cui ad esempio nei Vangeli non c'è mai che Cristo disse, tradotto il Vangelo, e Cristo disse, non c'è? E dice, perché quel dice in italiano è un modo di dire quel disse in auristo greco, che dice e continua a dirlo. Quando nel Vangelo di Cristo dice, vuol dire dice e continua a dirlo, perché disse è là, tempo chiuso, dice anche adesso, no? Però in italiano non ce l'abbiamo, purtroppo è così, grazie al latino non ce l'abbiamo più. Bene, quindi abbiamo visto queste indicazioni, che le abbiamo già riviste, chiedo scusa che io mi sono sbagliato. Bene, allora adesso si tratta di unire queste due correnti, adesso lo vado io a dire. Queste due correnti portano due tesori, due frutti, che sono come, in realtà sono i due bambini di Gesù. Sono come Caino e Abele. Caino e Abele si uniscono. Caino e Abele si uniscono. Sono uniti? Sì. Dove? Caino e Abele si sono ammazzati? No, quello è stato dopo. Si sono uniti prima. Adamo. Quindi l'unione delle correnti è Adamo. Che non è altro che il battesimo di fuoco. Trattate, adesso non scappa più nessuno. E con questa. Ma dovevo dirlo fra mezz'ora, questo. Però siamo arrivati adesso, non posso raccontarvela tutta per dire questo, no?
Quindi arrivare in questa condizione dove suono e gesto, che serve appunto nel ritmo interiore, vengono fusi, una sostiene l'altra in azione moltiplicativa. Penso che ho detto abbastanza e ci siamo. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Pagina 29, sono già a pagina 29, ve le leggete voi, basta così, per adesso basta così, poi ve le leggete con calma. Adesso pagina 29, ci ho messo 4-5 pagine dove lo Steiner parla dell'alfabeto. Allora, questo ve lo leggete bene, pronto? Prego. Domanda sull'eritmia. Quando tu fai eritmia? Sì. La domanda è, nel momento in cui diciamo che c'è questa apertura ad una richiesta di una nuova eritmia e viene portata l'eritmia tradizionale con la modalità, secondo me, neanche di una coscienza precisa di cosa sia l'eritmia, chi partecipa a questo tipo di esperienza come può, cioè decide di non partecipare? Oppure cambi cose da fare nella vita. Io facevo acupuntura, ti sembrano a un certo punto polmone 1 e basta. Però nel momento in cui, allora ho compreso quello che dici, però nel momento in cui per un discorso di studi pedagogici, di pedagogia, che andrebbe rinnovata. Che andrebbe rinnovata, però io non ho le conoscenze. Studia, preparati. Hai chiesto un dialogo con lo spirito della pedagogia? No, però... A chi parli? Con il maestro parli? Parla con lo spirito della pedagogia. Quello che parli con uno che già gli sta latiti in testa. Ma io mi sono già bruciata tutti i contatti. Va bene, basta. Decidi tu cosa fare. Cioè, sono mondi, basta, dai. Anche tu stai soffrendo un po' con i vecchi mondi, no? È solo 40 anni quei modelli, già sono sclerotici. È sempre così, quando uno cessano i maestri, chiamiamoli maestri. Prendiamo i maestri veri, perché c'è anche qui, va bene. Il maestro è quello che ha una marcia in più. Poi divulga, quando divulgato sono gli altri che hanno una marcia in meno. E cosa fanno quelli che hanno una marcia in meno? Ti do un esempio concreto, gli apostoli. Il battesimo di acqua è vecchio come il cucco, è presente il cucco. Bene, da sempre, battesimo di acqua, immersione totale, battesimo di acqua. Fino alla quasi all'annegamento facevi esperienze superiori, va bene. 100 anni dopo, gli apostoli e quelli che hanno seguito gli apostoli, ovviamente l'impulso del Cristo si è perso in 100 anni. L'impulso è rimasto la forma. E a cosa hanno fatto i seguaci, diciamo, degli apostoli? E detto, questo qui noi non abbiamo visto la lavata dei piedi, capisci? No, io non l'ho vista e non ho neanche la conosco. Quindi cosa ho fatto come un elastico, è tornato sulla vecchia forma e ha fatto la chiesa. La parola chiesa vale per tutte le forme che a un certo punto si automantengono, sono autoreferenziali, si automantengono. Questo non ha nulla a che vedere con lo spirito, perché lo spirito è movimento, sono movimento, il vento soffia dove vuole, dice il Vangelo, no? Bene. Aveva ragione Trotsky, perché ho fatto acupuntura, ma ho fatto anche quell'altra, ho fatto acupuntura col pugno chiuso, e Trotsky quando predicava la rivoluzione per tante manette, mai sentito? Ho scappato fino in Messico, e l'hanno fatto fuori, era uno dei che conoscevo quello che l'hanno fatto fuori, l'altro là dopo il giorno Trotsky, io avevo il piccone dentro l'impermeabile, è stato fuori il piccone e Trotsky non c'è più, quindi l'ha picconato, quindi il picconatore che aveva in Italia. Cioè quando uno si pone in questa condizione di vivere il presente, e per forza di cosa si trova di fronte a persone che invece amano lo status quo. Si chiama conservatori e innovatori, da sempre. Allora cosa fai? O fai un compromesso, finché dopo la forza di compromessi ti sei persa, oppure se a un certo punto, come si parlava prima con un amico, non ti curare di loro, guarda e passi.
cammini e basta. Poi dopo fai quello che vuole. Molto detto da quando si fa un cerchio, è quando si fa esempio una preghiera in cerchio, tipo i gruppi di preghiera, muovi di quelle forze che sono qualcosa di terribile, in senso positivo e negativo, dipende dallo stato d'animo. E uno può prendersi di quei demoni, che io ho fatto esperienza non sulla mia pelle, di un'amica che per tirarla fuori, il film esorcista era niente, ecco, cosa ha fatto? Ha dato un gruppo di preghiera dove erano 3 o 4 mila persone a pregare insieme. Ecco, è andata a pregare. Lei, per lei, è andata a pregare. Io ho conosciuto i maestri di alchimia che magari avrebbe ancora, diciamo, no? Però poi decidi tu la tua vita, insomma, no? Però le minestre troppo ferme lì, quelle troppo vecchie, capisci? No? Dopo un po'. La minestra il giorno dopo è più buona, lo sappiamo tutti, ma dopo un mese. Bene, allora qui c'è lo standard che parla dell'alfabeto. Tengo a precisare che lo standard queste cose le conosceva benissimo, forse un pochettino meglio di me anche, no? E lui non ha disdegnato i suoni. Allora, quello che è importante, posso? Vai. Allora, che le consonanti, la corso di formazione di aritmia e tutto quanto, ti hanno spiegato che le consonanti vengono dallo zodiaco, vero? Questa è una bugia. E qui mi fa diventare una bestia, queste cose, mi trattengo, però sono scuro. Le consonanti vengono da dietro lo zodiaco, diciamo. E se vengono da dietro, passano per lo zodiaco. Io che sono qui le vedo dallo zodiaco. Allora, siccome il battesimo di acqua dei primi, non capisco più cosa c'è dietro, perché tu trovi un antroposofo che parla di Via Lattea. Zero. Allora, la coscienza si è rattrappita e allora le consonanti vengono dallo zodiaco. Non è vero, perché c'è un librone grosso così di ritmia, tutte le frasi dette dello standard in tedesco, non so se ce l'hai. Quando parla, io l'ho letto, non in tedesco, però l'ho letto, e parla chiaramente che le consonanti vengono da dietro lo zodiaco, quindi dal mondo stellare. Dietro lo zodiaco c'è la Via Lattea, sono le regioni cosmiche, va a capire, però da dietro, mi basta dietro. Bene, quindi non da lì. E questo è pesante, perché sì. Però siccome non si sa più interpretare, capire, allora nessuno, vedi, tu fai il corso, non le leggi queste cose, non ti vengono dette. Si censura e si va avanti così. Benissimo. Allora, le consonanti ci aprono il mondo stellare, per cui ho scritto zodiaco e stelle, per dire dietro. Per cui io con le consonanti passo dallo zodiaco, la Via Lattea e le regioni cosmiche, capite? A me interessa questo percorso. Quindi con l'elemento consonantico io richiamo fino alle 12 regioni cosmiche e me lo porto giù fino a terra. Con le vocali ho i pianeti. Cosa sono le vocali? I pianeti sono il vortice famoso. Prima tutto, vuol dire, scende come, quasi come un'onda lentissima, come una carezza che scende. Poi quando arriva lo zodiaco, comincia. Avete mai visto un vortice come funziona? Un vortice all'inizio è lentissimo, l'acqua appena, poi man mano che va verso il centro si perde, no? Quindi all'inizio c'è questo moto che non puoi, se non stai attento neanche vedi che è un vortice, ma appena questa curva leggera, però tutto questo porterà alle vocali che fanno incarnare, perché dall'orizzontale, se questo è il cosmo orizzontale, poi alla fine l'acqua va giù verticale, nel vortice va giù verticale, se mettete una pallina va giù. Quindi io ho creato il modo di incarnare. Il vortice è il gesto che permette di incarnare. Quindi noi, conoscendo il percorso che mi interessa, il femore, il percorso che mi interessa, faccio incarnare che cosa? Tutte quelle forze, entità, perché forse dovremmo cominciare a dimenticare anche la parola forza, vibrazione non c'è più, ma anche forza. La forza è l'espressione dell'entità.
Se no io penso che questa sia una medicina perché c'è Ortica la C4. È un'entità che io sia separata dall'Ortica e può agire in modo più libero. Non è vero, per capirci. Quindi sono tutte entità, per cui anche l'omeopatia è diventato puro materialismo. Puro materialismo. E allora quel gesto là, come faccio io da su se l'omeopatia l'ho portata al materialismo? La chimia è ancora spiegata. La chimia è come? La chimia per avere. Ma io devo arrivare, oggi siamo pronti ad andare dall'altra parte. Quindi non devo più parlare di forza, devo parlare di entità, esseri, sublimi, alati, che scendono dove tu crei una culla di amore. Fine. Solo che io voglio sapere un po' con esattezza chi chiamare. Capite? Invece che dire aiuto, ho tanto amore, comincio a dire bel femore, chiediamo a quello giusto. Ci siamo? Bene. Quindi, consonanti e vocali. E lì, sulle vocali, c'è l'accento. Ancora che, sicuro per altra cosa, Elisa, anche lì nel mantra che lei usa, l'elemento accento c'è. Ogni volta parola accento su la O, sulla E, sulla A. E credo che ha avuto qualche intuizione sentendo queste cose qua sugli accenti. Non so se te l'avevano già detto, sull'importanza degli accenti. No, beh, l'avevo intuita in altro modo, no, perché mi hai aperto. Oh, vabbè, io faccio il mio, per carità. Bene, allora, poi lui dice. Il fatto che abbiamo perduto questo è la tragedia umana generale. Noi viviamo una tragedia. Pagina 30, sopra il disegno, tre righe sopra. È una tragedia umana, noi viviamo una tragedia umana. Abbiamo perso la parola. Bene, la facciamo diventare vivente adesso. Quindi la parola caduta. Ora va bene, caduta, decaduta, e adesso vedremo di fare la domanda di vita. Poi vi ho messo una paginata che ho tratto da un lavoro che ho fatto sull'Apocalisse, che nell'Apocalisse si parla molto di questo, come ho citato l'Apocalisse, quando ci sono queste manifestazioni delle gerarchie, vi venivano con rumori e c'è scritto fonai, volontai e strapai. E c'è scritto pagina 31 della nota più di pagina. Quindi fonai è l'aspetto fonico, fonico fonai, quindi rappresenta l'essenza della parola creatrice. La terza gerarchia si presenta nella gerarchia dello Spirito Santo. Brontai è l'aspetto tuono, si dice brontola, no? Il tuono che brontola. Sì? Sì. Allora facciamo brontolare attorno, no? Non senti il rumore, il rumore, il rumore. Bene. Questo è brontolare l'attività della parola creatrice, la vita, la seconda gerarchia, seconda coscienza. Astrapai, astri, si capisce, il bagliore degli astri, l'amore cosmico, la prima gerarchia. Quindi nell'Apocalisse c'è scritto, quando si presenta la parola universale come suono, che quindi è fonai, brontai, astrapai. E tu dici, fulmini sei, sarebbe come dire un po' nel nostro linguaggio. Però ti dice che la parola creatrice da dietro si manifesta con tutte le gerarchie. E quando lo leggi così, forse non è che ti viene un po' ridere, fornai, portai, strappai, fa ridere, fa un po' rima, no? Un po' così. Poi vi ho messo i 12 rumori, pagina 31, ad esempio il primo scritto la pioggia, eco della musica della rete, scroscio d'acqua, musica dell'acquario. Vi ho messo i suoni della natura. Questa è la vera musica, i suoni della natura zodiacale. Va bene, voi li leggete, non è importante. Adesso non è che noi, quando faremo, mi serve l'acquario e prendo la brocca d'acqua e faccio così, capite? Però cominciare a entrare nella natura e vivere queste cose della natura, quando piove, quando c'è il vento, con questi rumori, capite che sono gerarchie. È la musica zodiacale.
Poi c'è pure la musica sopra, dell'ombra. Dallo zodiaco la musica si è fermata e c'è dall'ombra che sono le sette note. Sette pianeti, le sette note. Ci vuole molto a capire che sono sette note, sette pianeti. Quindi siamo nel nemico. Bene? Bene. Allora. No, non posso. Ancora una cosa. Poi chiudiamo. Una cosa, perché domani apro la borsa. Allora, quando io... Diciamo che so fare questo lavoro. Diciamo che siamo già domenica. Sì. Chi lo fa? Io chi? Enzo? Elisa? Non mi ricordo il nome. Quello. Tutti i nomi, ognuno di suo, Elisa, no, Antonella, tutta un'altra cosa, sto zitto, e noi che sono 25 anni che ci conosciamo, 20? A un certo punto trovi l'inconscio, nell'inconscio trovi la tua metà, che è lì che ti aspetta da millenni. Lì bisognerebbe parlare, però non si può, devo andare caccia a fare. Però ve l'ho detto, cominciate a interrogarvi un po' di più su chi siete voi. E quando arriverete a quella parte, a un certo punto lo vedete, lo incontrate, vi parla, fate quel che volete, c'è chi vede, chi parla, chi sente, e a un certo punto questo Adamo o Eva inconscio si manifesta. A questo punto, quando si manifesta, si libera da una prigione dove era lì da millenni, perché noi con la caduta l'hanno messo giù, nell'inconscio. Quindi c'è una parte che siamo noi, con la nostra coscienza, ma c'è un'altra metà che è sopra. Quando tu liberi quest'altra metà, che siccome lui è prima della caduta, lui è un esperto di stelle, eh? Se vuoi sapere qualcosa sulle stelle devi chiedere a lui. Se vuoi sapere qualcosa, non voglio personalizzare la cosa, però sulle stelle la salute. Ma chi è il soggetto? La dama. Cioè l'altro te. No, la dama inconscio o la Eva. Però ad esempio ti chiede, ma come fate a prendere il principio? Come fate a essere liberi? Non capisco cos'è la libertà. È arrivata dopo, non lo sa. Un'altra cosa che non ha ancora capito è come c'è la riproduzione sessuale. Per cui devi fare il disegnino oggi. E beh, insomma, devi spiegarglielo bene, fa male, io non capisco come fate voi, però così semplice una volta. Tutto sto, va bene? Però questo che mi interessa è che quando tu lo liberi, da quel momento lui è unito a te. Tu cambi nome. E la tua qualifica è androgeno. Androgeno. Avete mai sentito questa parola androgeno? Cosa vuol dire androgeno? Generato dall'uomo, andros. Ma andros è un nome illuminato. In greco antico era anir. Perché c'è antropos, che è l'uomo animico che cammina. E poi c'è la dea, o anir, o androi, perché i greci sono maestri nel coniugare anche i sostantivi, e vi viene male, che è l'uomo illuminato. Quindi tu diventi un altro geno, perché hai fatto un cammino, diventi illuminato e hai ricostruito la tua genia unica. Non sei più metà. Allora io ve lo dico, non ve lo dico e basta. Quando faremo gli esercizi di chiamare l'androgeno, che non tutti ce l'hanno più, cioè non tutti l'hanno sviluppato, qualche duno sì. Però l'importanza quindi di richiamare anche l'androgeno. E magari è ancora lì che dorme, però dice, lui, gli date fuori. Fate dare una bella sveglia, che magari risponde, e se richiamate l'androgeno, che non ti ho scritto nell'email, l'effetto terapeutico è molto maggiore.
perché tu sei con tutto te stesso che agisci, non con metà. Sì, Sarino, capite come siamo lobotomizzati, perché non sappiamo chi siamo, non sappiamo le nostre facoltà. Quindi se io attivo l'androgeno e lo chiamo perlomeno, e io ci metto la mia buona volontà, qualcosa succederà, lui più o meno agisce. E quindi ti dà tutto un altro risultato, perché tu sei nella pienezza di te. Si capisce, no? Si intuisce. Certo. Benissimo. Allora, finisco con queste due righe, però voi ve leggetelo questa sera, per favore, perché sono quasi le sette. Poi lo Stanley dice, fa l'esempio di IAO, IAO l'abbiamo fatto per attivare il corpo combustibile, quindi lui ti fa l'esempio, ve lo leggete. E poi dice, il corpo fisico, pagina 33 in basso, il corpo fisico è un eco dello zodiaco, Ariete, Toro, cioè per chi non ha il suo corpo fisico, ce n'è uno che mi ha scritto che non voleva bene, non si voleva bene. Gli ho risposto abbastanza educato, ma non per tutto, perché il corpo fisico è il più saggio che abbiamo, è il più vecchio, quello dell'antico Saturno. Se ne vuoi bene, come lo spirito ha agito quattro volte per migliorarlo. Noi non riconosciamo il valore, perché nella cultura cattolica il fisico, la materia è cacca. Dico cacca per capirci, è sporco. Il fisico è sacro. A noi dobbiamo tirare fuori il sacro che è nascosto nella materia. Andiamo noi a tirare via quel ria. E abbiamo la sacralità, perché lo spirito ci ha lavorato per quattro volte, Saturno, Sole, Luna, Terra. Ecco, l'eterico è l'eco del movimento dei pianeti, l'eterico, quindi pianeti vocali, astrale, sperimentare il movimento dei pianeti, il movimento vortice, noi vortici, perché i pianeti sono tutti vortici, e poi l'io, la percezione dell'eco dello zodiaco, quindi l'io abbiamo non più l'eco dello zodiaco, ma la percezione, non lo siamo, non percepisco, e queste sono le consonanti di quello che c'è dietro. Bene, no, lasciatemi finire, per poi parlare anche dei numeri, i numeri veri, basta, però leggetelo perché è da leggere questo, ci sono tanti tesori, però sono le 7:15 e si può leggere.